Siamo con Patrick Ciurria nel ritiro di Moena. Patrick, il tuo secondo ritiro in prima squadra, quali le tue impressioni? Sì, sono molto contento di essere venuto in ritiro con, la, con lo Spezia per la seconda volta. Sensazioni bellissime, è un gruppo fiatato che ci ha voglia di lavorare. La maggior parte dei compagni li conoscevo già perché c'erano anche l'anno scorso, ma anche i nuovi arrivati si stanno integrando bene nel gruppo. Ecco, proprio un gruppo che si sta uh, creando un bel mix tra giovani e anziani. Sì, i giovani li conoscevo già perché ero in primavera con loro, anche con gli anziani a volte ci, ci prendono per le orecchie, ci danno dei consigli, però sempre in maniera giusta e corretta per, per farci crescere. Ecco, l'anno scorso è stato importante per te l'esordio in Serie B e in Team Cup e poi l'approdo in nazionale con lunder 19. Sì, l'anno scorso è stato fondamentale per me, lo allora vorrei rifare altre mille volte, però quest'anno ho... Da lavorare a testa bassa migliorare, perché da per, per confermarsi, non, cioè bisogna sempre confermarsi. La conferma è sempre più difficile, e poi la serie B già l'anno scorso ti ha dimostrato che è un campionato molto difficile. Sì, è molto difficile. Devi avere velocità di pensiero, devi essere aggressivo. Appena perdi la palla, devi rincorrere l'avversario per, per aiutare i compagni. Essere a disposizione dei compagni a sacrificarsi. E... Farlo. Mister Bielisa crede molto nei giovani e eh, soprattutto nel gioco sulle fasce. Cosa vi chiede in particolare a voi esterni? Sì, Mister Bieca crede molto sui giovani e questo è il nostro punto di vantaggio. Chiede, niente, chiede cose semplici: quando c'è bella palla, di allargarci per fare girare bene la palla, e invece quando c'è la palla agli avversari di star belli compatti per non farci infiltrare delle palle in mezzo. Ecco, ci sono stati i mondiali che hanno messo in mostra i migliori calciatori internazionali. A chi si ispira Patrick Sciurria? Ah, il mio idolo è Cristiano Ronaldo, però mi ispiro di più a Ariel Robben perché è mancino come me e vorrei in un futuro essere come lui, diventare come lui. In bocca al lupo. Crepi.